quindi ragazzi, eccoci qui con un nuovo back. Avete notato che lui ogni volta fa e quindi è tipo incrocia le braccia, cioè non si sa che. Battiamo 5. T-Rex non ci arriva a battere 5. Così va. No, ma pensi tipo se devi fare. Oh, l'hai capito. Sì, lascia bene. Come questo variante bella di T-Rex. Non lo so. Subito allora arriva la domanda. Che ce la fa? Francesco Mazzì, H. Pezzo di merda! Getermine, che ovviamente lo conosciamo, quindi ragazzi passate da Getermine perché faccio così e mettete dislike. Mettete dislike perché dice fuck. Siete fratelli, ovviamente lui sa già la risposta, ma la fa perché ce la fate in molti. Ci sono tipo 3477 domande così. E poi aggiunge l'hashtag XenicGay che vorrei lanciare. No, vorrei rilanciare io qui sotto. Non rilanciate un cazzo, andate a mettere dislike al video di prima di ogni commento qui sotto, scrivete XenicGay e poi potete scrivere qualsiasi cosa. Fatiamo questo tabù. Siamo fratelli. Non volevamo dirvelo, ma in realtà siamo fratelli. Sì. L'abbiamo nascosto per tutto questo tempo. Vedete poi la somiglianza? Cioè, soprattutto l'altezza, capito? Esatto, cioè. Lui è 1,90, io 1,70. Sì, più o meno, approssimativamente. Comunque, no, non siamo fratelli. No. Perché siamo sempre insieme? Perché facciamo vita insieme. No, perché praticamente abbiamo comunque, essendo grandi, diciamo, possiamo muoverci molto facilmente nella città, avendo una macchina. Stando anche vicini, è facile arrivare in 2 minuti ognuno a casa dell'altro, perché abitiamo tipo a 2 chilometri di distanza, quindi è molto semplice. Cioè, per chi dice ma tu madre tutto quanto, mia madre lo conosce da un sacco di tempo, quindi ormai lui sta sempre qua, non c'è nessun problema, cioè è come se fosse una famiglia, ma non è un fratello. Comunque tutto qua, cioè non siamo fratelli ma viviamo molto spesso insieme. Non per fare le cose che pensate voi. Esatto, non abbiamo... Ah, in bocca 69! non abbiamo messo lo Yeti. Cazzo, che gran youtuber che siamo. Non abbiamo messo lo Yeti, ma rivediamo subito. Quindi ora c'è la grandissima, il grandissimo cambio di audio. C'è un audio migliore, lo sentite lo Yeti. Lo Yeti che sale. La prossima domanda ce la fa Alessio Tamarro. Cioè spero che... È Tamarro. Ah, è Tamarro. Ho letto male io. È vero, però a primo impatto sembra Tamarro. Sì. Alessio Tamarro era troppo amico. Che ci chiede perché vi chiamate? Ci chiamiamo Grananas? Allora, questa anche è una domanda epocale, cioè tipo tabù che cioè, chiedete sempre, ma che abbiamo ma risposto. Tabù è una cosa che non si può dire, perché continua di tabù se c'è. Perché mi piace, tabù. Cioè, non ha senso. Tabù. Comunque, la domanda che ci fate sempre, anche questa, è perché l'abbiamo risposto tipo nei primi fuck. E eravamo tipo 2000 iscritti quando abbiamo risposto anche i fuck. Quindi 108.000 persone non hanno mai visto questo pack, probabilmente, perché è tutto nato da una maglietta. Ma una maglietta che aveva, cioè, un ananas sopra la spoletta della granata, praticamente. Sì, strafiga. E lui la portava il giorno in cui dovevamo creare il canale. E stavamo cercando disperatamente un nome e non sappiamo come cazzo chiamarci. Cioè, tipo, vi dico, nomi bruttissimi. Io volevo che ci chiamassimo Chupacabras, che era molto figo. Non so perché. Ma immagini adesso, bella vecchi ciucci, siamo Chupacabras. Vabbè, comunque era bella vecchi spedizione per cambiare il nome del canale. Chupacabras for life. Vai, se vi piace Chupacabras. Da oggi ci chiameremo Chupacabras. Buttiamo tutte le magliette per farvi capire e facciamo quelle nuove. Che cazzo di nomi erano usciti prima? No, diamo anche quest'altro tabù. L'X non era voluta, cioè l'X è perché Grananas era già stato preso. Ai tempi non si potevano mettere i nomi uguali. Adesso esatto. Poi, come cazzo ti pare, ci possono nascere anche 10 canali che si chiamano Grananas. Sì, non lo dovevo dire. Comunque quello verificato abbiamo dovuto mettere X Grananas perché non ci faceva credere. Grananas era già preso, soprattutto da uno che pubblicava cose di sax. Un altro tabù. Me la fai leggere a me una, per favore? Claudio Pio Porta. Claudio Pio Porta? E non la metti, non si sa. Ci chiede come aspetta, ma... Aspetta, che dici un pulcino dentro? Pio Forno. Sì, vabbè. Aspetta, che cazzo era? Era tipo un'aquila qua fuori. Vabbè, qua ci stanno gli uccelli. Ma mi sa che hanno fatto il nido sopra il condizionatore. Vabbè, comunque. Vabbè, c'è. Cosa dice? Qual è il papa più... Ma vuoi copiare The Show? Che battuta! Cioè, che... Ed è battuta. Il papa più avaro del mondo. Io tutto io. E niente, ci chiede come mai vi chiamate Xenic e Darryl. No, allora, con due L comunque. Con una L. E poi che ci dice bella Gragnagnelli e salutatemi please. Ciao Claudio Pio. Probabilmente il prossimo fuck sarà come mai vi chiamano Gragnagnelli. E vi risponderemo al prossimo fuck, ovviamente. Lui si chiama Xenic, non so per quale motivo. Io mi chiamo Darryl perché io, quando avevo 12 anni e cominciavo a giocare i primi giochi online con un mio amico che si chiama Fabio, che guarda questi video anche, quindi saluto, ciao. Non sapevo come cazzo chiamarmi, la prima cosa che mi è venuta in mente digitando sulla tastiera è stata Darryl.
cioè tipo un mezzo nome, mezzo non nome, okay. Così, e questo è nato da qua, molto semplice. Xenic perché stavo giocando a The Sims 2 sul PC, non avevo un cazzo da fare, mi ero creato la famiglia, nome della famiglia, boh, e tasti a caso, è uscito quello. Incredibile. Nome una leggenda da The Sims. Bellissimo. Poi l'ho usato in tutti. In realtà il mio nickname è Xenic 17, perché 17 è il mio numero preferito. Ha avuto anche un momento in cui si chiamava Virus. Sì, Virus. Virus, però era su Madden perché ero straforte. Virus. E poi mi hanno bannato. Virus. Adesso Masso Seminara ci fa un indovinello. Che io prima, mentre sceglievo domande, ho provato a risolvere, ma non ci sono riuscito. Ed è: tre mamme hanno ognuna due figlie. Quindi 2, 6 più tre mamme sono 9. In tutto decidono di andare al cinema, ma nella sala sono rimasti solo 8 posti. Riescono lo stesso a sedersi tutti, ognuno in un posto. Com'è possibile? Perché uno è incinta, ha una figlia e l'altro c'ha dentro la panza. Riccardo Bima ci chiede un'altra domanda tabù. Madonna che palle, no, un'altra tabù. Perché oggi è tipo il giorno delle domande che fate sempre per rispondere una volta per tutte. E quindi da 400 commenti diventeranno 100 la prossima volta, si spera. Sì. Com'è stato entrare in Melagodo? Come siete stati accolti nella famiglia? Allora, chiariamo una volta per tutte anche qua. Non siamo in Melagodo. Cioè, siamo amici di tutti quelli di Melagodo. Veramente, tipo, sono le persone con cui ci siamo avvicinate di più su YouTube. Sì. Non a caso facciamo, quando siamo agli eventi, stiamo nello stand con loro e tutto quanto. Ma non facciamo parte di Melagodo. Cioè, quando tipo ci avete visto salire sul palco e ci avete visto presentare insieme a tutti gli altri Melagodo, magari qualcuno ha pensato che facciamo parte di Melagodo. Però non è così, cioè, questo è a Romix, sta parlando Romix per chi non ci fosse stato. Cioè, ovviamente noi ci troviamo là e per salire sul palco non è che hanno detto: adesso presentiamo due ragazzi che sono amici ma non fanno parte di Melagodo. Cioè, per ovvi motivi non è che si sono messi a specificare. Ovviamente. Quindi siamo stati magari riferentesi da molti di voi come facenti parte di Melagodo, oppure entrati in Melagodo. Quindi evitiamo tutte le polemiche, raccomandati, tutto qua, perché non siamo in Melagodo. Molto semplice. Se avete visto un video su Melagodo è perché la Soccer Challenge la facciamo, cioè l'abbiamo creata noi insieme a Dread e Frax. Quindi se loro ci hanno detto campetto. Loro ci hanno detto: ragazzi, portiamo il video su Melagodo. Ovviamente ci state anche voi, perché il format è anche vostro. E basta, tutto qua, molto semplice. Non ci avete mai visto su Melagodo che in un video che non fosse della Soccer Challenge. Stop. Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto inoltre tante domande, quindi non mettiamo una specifica qua sotto, perché ne abbiamo veramente ricevute tante. Domande che vogliono che noi facciamo un prova a non ridere. Quindi, ragazzi, noi all'inizio non volevamo fare il prova a non ridere perché l'hanno fatto praticamente tutti. E come è successo con Rischia il Gusto, per esempio, avevamo in mente di farlo, poi abbiamo visto che l'hanno fatto praticamente tutti. Questo per rispondere anche a quelli che ogni tanto ci dicono: avete copiato il video da qua. Ragazzi, se a volte vedete un video che è uguale a un altro youtuber, magari o non abbiamo visto quel video, perché non è che vediamo i video sempre di tutti quanti. Oppure magari abbiamo registrato prima quel video, poi è uscito quel video, quindi sembra una coincidenza, ma è così, escono i video insieme. Può succedere, perché ormai su YouTube si fa tutto. Quindi questo qua è una piccola parentesi. Dato che appunto avevamo visto da tutti questa prova a non ridere, avevamo deciso di non farla. Però visto che ce la state chiedendo veramente in troppi, cioè tipo sotto ogni video: fate la prova a non ridere challenge, fate la prova a non ridere challenge. E siamo uno dei canali che fa più challenge in assoluto, abbiamo detto: perché no, seppure questa qui l'hanno fatta tutti, è una cosa mainstream ormai, scialla, la facciamo. E quindi, ragazzi, se questo video arriva tipo a 7000 mi piace, se questo video arriva a 7000 mi piace, facciamo la prova a non ridere challenge. Detto questo, ragazzi, il fuck è finito. Ci becchiamo al prossimo, come sempre. Per vedere la prova a non ridere challenge lasciamo 7000 like. Per voi non costa nulla, ci mettete 10 secondi, cliccate qui sotto. A noi ci costa la prova a non ridere. Che cazzo ho detto? Non lo so. Ciao. Bella.